Noi ci siamo mossi in questi giorni poi con i bollettini meteo. Il bollettino meteo, proprio l'ultima volta, per evitare, come dire, che qualcuno potesse, come dire, rappresentare una realtà che non esiste, l'ho messo addirittura in ordinanza. Quindi quel bollettino c'è e parlava di neve in pianura. Devo dire però stanotte ha nevicato, non in pianura, però nell'area nord di Napoli non solo ha nevicato, quindi abbiamo fatto bene a fare l'ordinanza. Poi oltre ai bollettini, sui bollettini che possiamo dire? Che in qualche caso sbagliano perché magari c'è qualcuno che sbaglia e quindi è l'errore, escludendo chiaramente, immagino, il dolo. Poi esiste anche la natura. Esiste la natura, che magari tu fai la previsione e poi succede che non tutto è previsto e prevedibile dalla vita. Io credo che noi ci siamo mossi bene, perché ci siamo mossi secondo i protocolli, cioè seguendo i bollettini meteo, che è quello che bisogna fare in questi casi. Ma quello di cui vado soprattutto orgoglioso, che anche l'altro ieri, quando eravamo andati a dormire con un bollettino meteo che diceva una cosa, tant'è che il prefetto aveva addirittura revocato l'ordinanza sui mezzi pesanti, che è una cosa, come dire, complicata da fare in quel contesto, perché si è basata su un certo bollettino meteo, alle 6 del mattino siamo stati in grado, in mezz'ora, tre quarti d'ora, anche di affrontare una vera emergenza, perché da quel tipo di neve non c'era dal 1956. E devo dire, tutto sommato, la macchina, non solo comunale ma della città, ha dato una risposta particolarmente efficace. Quindi credo, anche in relazione al bollettino di ieri, gelate, neve, temperature basse, l'ordinanza era necessaria. A me adesso superata, credo, però manteniamo sempre, perché non sono né un cartomante né un mago, né appartengo alla protezione civile o ai bollettini meteo, ma mi sembra di capire, sempre, perché navigare a vista certe volte funziona meglio, in questi giorni andando in maniera empirica ci siamo mossi bene, parrebbe che stiamo andando verso temperature calde. A me preoccupa un'altra cosa, è l'emergenza, quella sì preoccupante per la città, buche sulle quali abbiamo disposto una task force importante tra Napoli Servizi e Protezione Civile, che già sta intervenendo e chiaramente interverrà sempre di più nel momento in cui smette di piovere, le temperature si alzano, non c'è neve, non c'è ghiaccio, interverremo in modo assolutamente adeguato per la situazione che si è presentata davanti a noi in queste settimane, in questi giorni.